Edizione delle 16 del nostro TGL News. Il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti sta per arrivare a Piacenza per partecipare a un vertice in prefettura legato alla grave emergenza idrica che sta pesantemente penalizzando il nostro territorio. Un allarme siccità che dai campi potrebbe raggiungere le abitazioni private dei cittadini. Coldiretti e Confagricoltura Piacenza invitano la Presidenza, gli assessori e i consiglieri regionali a rispondere in maniera tempestiva alla richiesta di deroga relativa al deflusso. Flusso minimo vitale, in particolare del fiume Trebbia. Intanto le temperature restano estreme, non c'è tregua, infatti dalla Protezione Civile arriva una nuova allerta meteo che proseguirà fino a domenica. Una banda specializzata in furti è stata sgominata dai carabinieri di Piacenza. Si tratta di 5 persone pregiudicate, di cui 3 donne ecuadoriane e 2 cileni, che ieri pomeriggio hanno tentato di rubare occhiali di marca da un negozio di ottica lungo Corso Vittorio Emanuele a Piacenza del valore di 1.800 euro. I 5 erano soliti agire con l'utilizzo di borse schermate per non far scattare l'allarme, ma i carabinieri li hanno arrestati. Non ha funzionato la trappola piazzata ieri all'interno del parco della Galleana di Piacenza. Per il momento il cinghiale ribattezzato Agostino non c'è cascato e la gabbia è rimasta vuota. Carambola in via Licata a San Nicolò. A scontrarsi sono stati 4 mezzi, di cui 3 auto e un furgone. 8 le persone rimaste ferite. Le loro condizioni fortunatamente non sono gravi. Tutti gli aggiornamenti sul nostro sito internet e poi nell'edizione delle 18. Grazie, buona giornata.